Ciao e benvenuti sul canale di In Cucina con Mago Totonno. Allora, carissimi amici, le feste sono appena passate, noi continuiamo a mangiare e oggi vi propongo un primo veramente fenomenale. Ovvero sto parlando, come avete visto dal titolo di questo video, della pasta con porri e salsiccia essiccata calabrese. Una combinazione di ingredienti che vi farà girare la testa, provare per credere. E se ti piacciono le ricette tipiche calabresi o dal sapore calabrese, beh, non ti resta altro che iscriverti qui sotto al mio canale, azionare anche la campanellina e lasciare già un bel pollicione in su per questo video. Ma non perdiamoci più in chiacchiere perché sto per dirti gli ingredienti, quindi inizia a prendere carta e penna. E gli ingredienti sono pochissimi e le dosi che vi sto per dire sono per due persone. Ovvero quindi ci occorreranno 150 grammi di pasta, io andrò a usare le linguine, ma voi potete usare anche gli spaghetti o un altro tipo di pasta. Poi ci occorrerà 150 grammi di porro, 150 g di besciamella, mezza salsiccia essiccata calabrese, un peperoncino essiccato bello piccante se ce l'avete, oppure se non vi piace mettetelo dolce, ma io vi consiglio piccante. E inoltre, quindi, carissimi amici, per finire dell'olio extravergine d'oliva e del sale quanto basta. Detto ciò, spero che questa ricetta, carissimi amici, vi piacerà, sino come sempre pazienza, non ci posso fare niente. E adesso andiamo alla preparazione. Quindi iniziamo preparando gli ingredienti principali, ovvero il porro. Quindi lo andiamo a pulire togliendo la prima parte appunto del porro, poi andiamo a tagliare l'estremità e dopodiché il porro lo andiamo a tagliare a dischetti in questo modo. Ecco qua il risultato e adesso non ci resta altro che andarli a sciacquare. Adesso prendiamo invece la salsiccia, quella calabrese essiccata, questa è quella che facciamo noi a casa che è buonissima, ne prendiamo metà, lo andiamo a togliere dal budello in questo modo e poi con un coltello ben affilato, vi raccomando, andiamo a tagliare dei dischetti in questo modo. Tagliati poi dei dischetti, adesso li andiamo a tagliare a metà oppure a quadrettini più piccoli, questo a vostro gusto e piacimento. Poi io lascerò tre dischetti così interi che mi serviranno per la decorazione. Fatto ciò, adesso prendiamo una padella, ci mettiamo abbondante olio extravergine d'oliva, il peperoncino essiccato, lo facciamo riscaldare poi insieme all'olio per bene. E una volta che è ben caldo andiamo ad aggiungere i nostri porri che prima abbiamo precedentemente sciacquato. Adesso facciamo una leggera mescolata per bene e poi andiamo ad aggiungere un poco di sale, andiamo a coprire e facciamo cucinare a fiamma medio-bassa per qualche minuto. Facciamo quindi appassire il porro ed ecco qua il risultato. Una volta ottenuto ciò, quindi andiamo ad aggiungere la salsiccia e l'andiamo a mescolare per bene e la lasciamo così rosolare per qualche minuto. Nel frattempo, se vediamo che l'acqua della pasta già bolle, andiamo a calare la pasta. Io in questo caso andrò ad usare le linguine, come ho detto prima. Nel frattempo la salsiccia con il porro sono ben rosolati e quindi adesso vado a togliere i tre dischetti di salsiccia che prima avevo messo appunto per la decorazione insieme a un poco di porro, appunto poi lo andrò a usare al finale. Adesso che è ben cotto a fiamma spenta andiamo ad aggiungere la besciamella e mescoliamo il tutto. Ecco qua quello che dovremmo ottenere. E adesso, quando la pasta è ben al dente, la andiamo ad aggiungere, ci aggiungiamo anche un po' di acqua di cottura e mescoliamo il tutto. E guardate qui che bontà, che cremosità, ragazzi, questa pasta è veramente buonissima, ve l'assicuro, dovete farla. E adesso andiamo all'impiattamento e poi all'assaggio.
Mi raccomando, amici, guardate anche questa video ricetta che vi lascio qua. E noi ci vediamo come sempre lunedì prossimo con un'altra nuovissima video ricetta. E se ancora non l'hai fatto, iscriviti al mio canale, aziona la campanellina e condividi questo video con i tuoi amici su tutti i gruppi WhatsApp, Facebook o dove vuoi. Ciao!